Vedremo atleti russi e bielorussi sotto bandiera neutrale alle Olimpiadi di Parigi. Il Comitato Olimpico Internazionale ha affermato che non stabilirà un quadro specifico per prendere una decisione in merito e nel frattempo le qualificazioni per molte discipline olimpiche sono in pieno svolgimento. Ma cosa attende gli atleti? Since 1992 the age of boycotts has been over. But now it's a new situation with the Russian invasion in Ukraine, and the IOC tries to find a middle ground by permitting athletes from Russia and Belarus as neutral athletes. But since there's so much resistance by many federations and national Olympic committees, I think we will just see a very limited presence of athletes from those two countries. A marzo il CIO aveva raccomandato che gli atleti dei due paesi che non sostenevano pubblicamente la guerra in Ucraina e non fossero associati all'esercito fossero ammessi esclusivamente sotto bandiera neutrale, ma molte federazioni non hanno ancora sviluppato criteri per il ritorno di russi e bielorussi alle competizioni. And the IOC made it clear that nobody who is in the army who publicly supported the war would be permitted at the Olympics. So this sets the bar already quite high. Questa settimana, un anno prima dell'apertura delle Olimpiadi, il CIO ha effettuato la tradizionale distribuzione degli inviti ai giochi ai comitati olimpici nazionali. Sono stati invitati 203 paesi, Russia e Bielorussia non sono tra questi. Gli esperti suggeriscono che il CIO prenderà una decisione il più tardi possibile, molto probabilmente nella primavera del 2024. It's a very critical decision and situation, and it's not the only conflict in the world. And we should also not forget that many Russian and Belarusian athletes are not in favor with the war. So it's very difficult to answer the question where to draw the line. So the IOC tries here to find a compromise that suits everybody.